E ancora una volta ben ritrovati a tutti voi, cari amici di Angoli, grazie per essere ancora in mia compagnia, ma soprattutto grazie perché in tantissimi continuate a scrivere alla nostra mail, io ve la ricordo ancora, angoli@espansionetv.it. Vediamo quale sarà il protagonista di questa seconda parte del nostro appuntamento, appena sarà collegato con noi. Io intanto ve lo anticipo, ecco, lo vedo anche a video, è con noi questa sera il professor Giuseppe Perone, primario di oculistica presso la clinica Villa Prica a Como. Giuseppe, come sempre ben ritrovato e grazie per essere con noi. Grazie a voi e buona serata a voi. Giuseppe, questo è l'ultimo appuntamento, se non altro, per questo 2020, che io credo tutti quanti davvero vogliamo subito girare pagina e non parlarne mai più, sperando che la prossima volta nella quale saremo collegati di nuovo qui in studio, insomma, si vedrà che cosa sarà possibile fare in studio, ecco, insomma, che tutta questa esperienza possa essere davvero archiviata per il bene di tutti quanti. Ma detto questo, Giuseppe, veniamo a noi, o meglio, veniamo a te, alla tua chirurgia refrattiva. Qual è l'argomento che vuoi trattare questa sera? Stasera, per chiudere, parleremo di chirurgia della presbiopia. La presbiopia è la difficoltà che i nostri pazienti hanno nella visione da vicino. I pazienti presbiti stanno aumentando in modo enorme. Tenete presente che in Italia negli ultimi 5 anni si è passati da 16 milioni di over 60 a 17 milioni di over 60. Questi dati giustificano il perché le aziende si siano così adoperate nella ricerca tecnologica alla risoluzione della presbiopia. Giuseppe, qual è la ragione di questo incremento della presbiopia? Perché aumenta l'età media dei nostri pazienti. E quindi, siccome la presbiopia è un fenomeno tipico, ahimè, dell'invecchiamento della carta d'identità, avendo tutti noi una carta d'identità un pochino più vecchia, aumenta la presbiopia, perché sono di più le persone over 60. Ecco perché, quindi, dicevamo, le aziende si sono adoperate nella ricerca di strategie atte alla risoluzione di questa problematica. Già nel 1986 Prince pensò bene di impiantare all'interno dell'occhio di un paziente con cataratta una lente idonea a correggere la rifrazione per il lontano e per il vicino. Allora si parlava di lenti bifocali. Oggi si parla di lenti EDOF, si parla di lenti trifocali. Ne abbiamo, guardate, una quantità enorme. Cioè oggi ogni azienda produce la sua lente idonea alla correzione della presbiopia. Tante lenti non vuol dire confusione, così come i pareri dei nostri virologi che molte volte ci hanno confuso. Tante lenti vuol dire avere a disposizione la strategia migliore per il paziente che abbiamo di fronte. Abbiamo pazienti per cui è più indicata una lente trifocale, abbiamo pazienti per cui è più indicata una lente EDOF. Ci fai capire meglio già questa prima discriminante tra le due opportunità? Da che cosa dipende? La lente trifocale è più pupillo dipendente, quindi se tu hai un iride chiaro, una pupilla più ampia, è bene non mettere una trifocale, è meglio mettere una EDOF che ti regala una performance vicino migliore per l'intermedio e un po' meno performante proprio per il vicino. Però in ogni caso i nostri pazienti vivono senza l'ausilio di occhiali. Per tutta questa chirurgia che si esaurisce in poco più di 2 minuti, fondamentale è questa tecnologia che vedete alle mie spalle, che si chiama Fenton Laser. Questo Fenton Laser si sostituisce al bisturi, scusate se faccio un po' di pasticci con il cellulare, questo Fenton Laser che noi abbiamo acquisiti tra i primissimi in Italia nel 2012, sostituisce al bisturi. Quindi frammenta il cristallino, il paziente una volta entrato in sala operatoria in 1 minuto e mezzo, 2 minuti, completa l'intervento. Giuseppe, mi colpisce particolarmente quello che stai dicendo, perché io fortunatamente non sono ancora oltre i 60, ma tanto poi ci arriverà, ma
ho questo problema, quindi devo utilizzare gli occhiali proprio per vedere da vicino. Tu dici 1 minuto e mezzo, 2, e prendo gli occhiali, li butto e non ho più questa fastidiosa dipendenza. È un tempo molto breve. Sì, ma questo grazie a queste tecnologie. Certo. L'intervento viene eseguito senza anestesia, solo con l'instillazione di un collirio. Nelle mani di chirurghi esperti, l'intervento di cataratta con l'impianto di lente, perché poi si tratta di cataratta, quello che cambia è la protesi, quindi la lente, che è una lente premium ad alta tecnologia. L'intervento oggi di cataratta nelle mani di chirurghi esperti si esaurisce in 2-3 minuti reali, perché quello che dura di più è la preparazione del campo operatorio, la midriasi del paziente e quant'altro. E i risultati non sono più quelli del 1986 di Prince. Oggi i risultati sono ottimali e regalano soddisfazione a questi pazienti veramente notevole. Tant'è che sono sempre di più i pazienti che fanno ricorso a questo tipo di chirurgia. Quindi sono sicuro che il futuro è di questa metodica. Ma Giuseppe, facci capire meglio, quando è il momento di ricorrere a questa chirurgia? Magari c'è una sintomatologia ancora più precisa, oltre alla scomodità, al disagio di utilizzare un occhiale. E poi, una volta risposta a questa prima domanda, se in questi 2 minuti ho risolto per sempre e quindi non mi ritroverò più in questa problematica. Partiamo dalla seconda domanda, sì, per sempre, in modo assoluto. La prima domanda ti rispondo con un aneddoto. Nel 99 stavo operando in diretta a un congresso ed ero gomito a gomito con uno dei più grossi chirurghi a livello internazionale, Lindstrom, a cui stavo spiegando come funzionava l'eye tracker, che è il sistema di inseguimento del laser. Allora lui mi disse: Giuseppe, tu mi hai fatto un regalo a me, io farò un regalo a te. La chirurgia della cataratta diventerà sempre più una chirurgia refrattiva e sarà sempre più anticipata nel corso degli anni. Lì per lì rimasi un po' stupito, perché negli anni 99 in Italia la chirurgia della cataratta la si eseguiva solo quando il paziente aveva una grossa invalidità visiva. Oggi la chirurgia della cataratta è decisamente così come aveva anticipato Lindstrom, sempre più precoce. Abbiamo pazienti che già a 50 anni, quando le problematiche della presbiopia sono importanti, decidono di affrontare una chirurgia della cataratta precoce, quindi è una chirurgia della cataratta refrattiva, per liberarsi dalla handicap, dalla difficoltà della presbiopia, perché soprattutto per alcune attività lavorative la presbiopia è veramente un grosso problema. Provate a pensare a un meccanico sdraiato sotto l'auto che deve svitare la coppa dell'olio, camba l'olio, le dita sporche, cambia l'occhiale, metti l'occhiale. Cioè, questi sono pazienti che vedono cambiata realmente la loro vita, ma sono tantissime le categorie. Io ho riferito l'esperienza di un meccanico, perché l'ho operato l'altro ieri, e mi ha telefonato stasera esprimendosi in dialetto, io non sono un cultore del dialetto, mi dispiace, dicendomi: mi ha cambiato la vita. Me l'ha detto il pomasco, chiaramente. Ci sono delle condizioni per le quali eventualmente è sconsigliato ricorrere a questa chirurgia? Indubbiamente bisogna selezionare il caso, e questa è competenza di un oculista esperto in materia, perché il concetto dell'angolo K, il concetto del diametro pupillare, sono concetti per oculisti addentri a questa materia. Devono conoscere bene qual è l'importanza di avere un angolo K, che non sto a spiegarvi, si tratta della deviazione tra l'asse visivo e l'asse ottico, sono due cose importanti. Quindi sicuramente la difficoltà maggiore è nella selezione del caso, che deve essere condotta da gente che conosce il mestiere, e anche lì bisogna avere tecnologie idonee, perché il calcolo del cristallino va fatto con un apparecchio che si chiamano biometri, che non possono essere apparecchi datati di 5, 6, 7 anni fa. Devono essere apparecchi di ultima generazione, che hanno dei margini di errore
estremamente ridotti hanno la possibilità di usare formule biometriche di ultima generazione. Non voglio tediarvi, però oggi esistono formule biometriche come quella di Barrett che permettono di calcolare la lente con un potere tale da correggere in modo assoluto la visione da lontano, il vizio refrattivo da lontano. Bene, Giuseppe, quindi mi sembra... Naturalmente, mi sembra di comprendere ancora una volta che la tecnologia accompagnata dalla grande esperienza e anche responsabilità nella diagnosi del professionista sono i due aspetti fondamentali che la ricerca e la scienza ci mette a disposizione per poter risolvere queste problematiche. Questo in tutti i settori, mia cara. È vero, assolutamente vero. Senti Giuseppe, stiamo quasi per salutarci, abbiamo davvero l'ultimo minuto scarso prima di passare la linea all'informazione. In questo ultimo appuntamento il caso vuole che tu vada in onda il martedì 24 novembre, appunto questa sera, domani è il 25 novembre. Certo, domani 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Vorrei da un uomo davvero incredibile come tu sei, un commento in questo senso, prima di salutarci, ormai hai 30 secondi. Ti faccio un commento da medico e un commento da uomo del sud. Malati e umbricchi. E chi vuol capire capisce, altrimenti lasciamo perdere, non c'è trippa per gatto. Però non ci sono parole per descrivere un'infamia così, così miserabile. Bene, e con questo io saluto e ringrazio il professor Giuseppe Perone per essere stato in tutto questo 2020 così complicato sempre accanto a noi. Ci rivediamo l'anno prossimo, speriamo davvero, con un grande sorriso e un grande ottimismo. Grazie per molto, tutto. Molto, molto ottimismo. Vi abbraccio tutti, grazie. Anche noi, buon lavoro e alla prossima. Grazie, grazie anche a voi per essere stati con me. Tra poco la linea ai colleghi dell'informazione.